E ben ritrovati a tutti gli amici di Le Fonti TV. Prosegue Le Fonti Trading Week. Questo è l'ultimo blocco per questa giornata, naturalmente. Poi riparte domani a partire dalle 9 del mattino. Intanto andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando i listini verso la chiusura. Il DAX di Francoforte più 0,88% di rialzo. Il CAC 40 di Parigi rimane leggermente al di sotto della parità e il FTSE MIB invece cede lo 0,12%. Questo proprio in questi ultimi istanti della seduta. Poi bisogna sottolineare il fatto che il FTSE MIB ha cercato più volte di mantenersi sopra la parità. Sul fronte Wall Street abbiamo l'S&P 500 sotto la parità insieme a Dow Jones e il Nasdaq. Questa è la situazione a mercati attualmente in rosso, anche se le perdite non sono troppo marcate. Bisogna anche sottolineare questo fatto, a parte il Nasdaq che accelera a ribasso quasi lo 0,45%. Dunque, non vorrei perdere tempo, vorrei presentarvi velocemente a Pietro Riglia di Trend Online. Buon pomeriggio Pietro, bentornato sulle fonti. Dunque, Ciao Sandra, buon pomeriggio a tutti, rieccoci qui, eccoci. vorrei partire appunto da un commento generico sulla chiusura europea e poi vado subito verso le domande dei nostri telespettatori. Intanto scriveteci in tempo perché poi se iniziano ad arrivare le domande verso la fine, naturalmente non riusciamo a rispondere a tutti. Già ci sono tipo 5-6 domande di fila. Pietro, vorrei partire. Che cos'è che disturba i mercati all'improvviso, specie il comparto bancario di Milano che soffre veramente tanto nelle ultime 2 giornate? Beh, allora, innanzitutto la debolezza del nostro indice è dovuta in gran parte al settore bancario. Noi più volte nelle settimane passate, nei mesi passati, abbiamo detto, abbiamo avuto giudizi positivi quando il nostro mercato rimaneva forte, rimaneva all'interno di quel trend rialzista che comunque rimane sempre presente, e perché eravamo e siamo un indice bancocentrico. La debolezza sul settore bancario è partita da, non da oggi, non da ieri, ma da alcune settimane. Stiamo vedendo questa correzione sul settore bancario che aveva corso tantissimo, e diciamo che la debolezza può anche arrivare, credo, da quel mancato arrivo di quella famosa stagione di consolidamento all'interno del settore, anche se rumors rimangono sempre presenti, e anche dalla risalita dello spread, perché noi abbiamo visto questo spread che con calma è ritornato sopra la soglia dei 100 punti base. E quindi credo che le banche soffrono anche per questo motivo, e il nostro indice, e credo che forse pochi lo stanno sottolineando, può pagare e sta pagando, perché noi abbiamo perso forza relativa nei confronti degli altri mercati in questo momento. Può pagare anche le diatribe che ci sono all'interno della maggioranza del nostro governo, anche perché ricordiamocelo, il primo partito che sostiene questo governo ha all'interno, tra virgolette, una sorta di guerra, e quindi questo potrebbe anche disturbare, portare nervosismo appunto nel governo, nel nostro paese. Quindi il nostro indice può pagare anche queste notizie che ci sono appunto a livello politico. Detto questo, comunque rimane sempre un mercato, lo sentivo poi anche dai tuoi ospiti, e che bene o male a livello generale, guardiamo Wall Street, guardiamo gli altri indici, sono bene o male sempre sui massimi di sempre, anche perché al momento attuale non ci sono altri settori e asset che possono regalare, dare rendimenti importanti come bene o male lo ha dato l'azionario e continuerà a darlo. Anche perché se dalla parte opposta il competitor dell'equity era rappresentato dall'obbligazionario, dal rendimento obbligazionario, abbiamo visto il T-bond che scende sui minimi degli ultimi mesi. Quindi da questo punto di vista il mercato sì, va incontro a una fase correttiva, ma credo, e poi ti rilascio la parola, che questa fase correttiva può rappresentare sul nostro mercato una nuova occasione per rientrare in particolar modo sul settore bancario. Dunque Pietro, vado subito verso le domande perché sono veramente tante. Parto con Marco che chiede una valutazione su WeBuild e poi naturalmente ci arrivano real time domande su altri titoli, ma partiamo con WeBuild intanto. Beh, il titolo, ricordiamocelo, che lavora nel settore delle costruzioni, l'ex Salini in Pregilo, quindi un titolo che beneficia anche
delle risorse che sono arrivate oltreoceano con il piano Biden, ricordiamocelo che è presente oltreoceano, ricordiamoci le tante commesse vinte durante le ultime settimane anche in Italia. Io credo che il trend è chiaramente impostato al rialzo, 2,24, e stiamo attestato appunto durante le ultime giornate i suoi top di periodo, e io credo che dinanzi a fasi correttive questo possa rappresentare il titolo Webuild un'occasione importante, e andrei a posizionarmi eventualmente in acquisto se non lo avessi in area 2,07-2,10. Se invece dovessi avere i titoli in portafoglio, naturalmente lavorerei in stop, quindi alzando gli stop, anche perché sembrerebbe deleterio andare a chiudere un titolo che ha questa forza relativa, ma soprattutto questo trend chiaramente rialzista. Dunque vado con Claudio, che ci scrive. Claudio da Iesi o da Gesi, Iesi credo che si pronuncia. Buon pomeriggio, è entrato su ENAF a 4 euro ed STM a 30,1. Quali sono le prospettive e la tua valutazione ovviamente della sua operazione? Partiamo da ENAF. Beh, allora, ENAF ha un importante supporto in area 3,74-3,75, sono gli importanti supporti di maggio, li abbiamo toccati anche con una spike importante nella giornata del 30 di giugno, lì abbiamo anche la media mobile a 200 giorni. Entrare in area 4 euro non era un ottimo ingresso, anche perché le resistenze importanti su ENAV le troviamo in area 4,17-4,18, e quindi io valuterei in questo momento, visto che il telespettatore c'è il titolo in portafoglio, chiuderei la posizione solamente appunto sotto area 3,74-3,75. In caso contrario, il superamento di area 4,18 darebbe veramente forza al titolo, a quel punto si aprirebbero le porte per un ritorno sui massimi del 2021 e 4,40. Quindi da questo punto di vista farei attenzione ai supporti, perché appunto il titolo sembrerebbe appunto aver voglia di tornare a testare quegli importanti livelli. Dunque, poi credo che il secondo titolo era proprio STM. E ovviamente lui citava la sua entrata a 30,1 euro. Beh, questo è un ingresso quasi perfetto, perché sui 30 euro abbiamo il livello del super trend su base giornaliero, e i 30 euro erano degli importanti supporti toccati dal titolo durante il mese di giugno, quindi degli importanti supporti. Da lì abbiamo visto questo recupero che si è innescato sul titolo, e titolo che comunque non ha seguito in maniera e quasi lineare il Nasdaq, perché il Nasdaq ha fatto nuovi massimi e STM non li ha fatti questi nuovi massimi, perché naturalmente ha anche l'impatto sul nostro mercato. E farei attenzione, visto che è in guadagno, farei molto attenzione al mancato superamento delle prime importanti resistenze, e che sono posizionate in area 31,85-31,90, perché se non dovessimo superare queste resistenze, e sono i top di giugno, il titolo potrebbe correggere. Quindi dinanzi ad un guadagno io fisserei gli stop sui minimi della settimana, di questa settimana, che sono posizionati in area 31,25-31,30. L'eventuale discesa sotto questi livelli mi porterebbe a chiudere il titolo. Al tempo stesso, il break delle resistenze che abbiamo detto dovrebbe il telespettatore alzare velocemente gli stop appunto sotto le resistenze, e quindi a quel punto cercare di lavorare in tendenza alzando appunto gli stop e cercando appunto di preservare il guadagno. Comunque l'entrata è veramente interessante, ottima. Allora, invece andiamo a vedere la prossima domanda. Ci scrive Francesco, buon pomeriggio, analisi di Saipem e Saras per un eventuale ingresso. Beh, allora partiamo da un dato importante. Io credo che il petrolio abbia visto i suoi top di periodo, e il mancato accordo all'interno dell'OPEC Plus può portare debolezza, e lo stiamo vedendo sui prezzi appunto del WTI, che nel corso di pochi giorni hanno perso diversi dollari. È normale che titoli come Saipem e Saras perdono dinanzi a questa discesa. Il titolo Saipem perde la soglia dei 2 euro oggi, e io credo che a questo punto il titolo può andare a rivedere i minimi che ha toccato durante il mese d'aprile, ovvero area 1,87-1,90, quindi non lo acquisterei, perché andremmo a prendere un titolo che
in tendenza ribassista e quindi non avremmo nessun guadagno di entrare in questo momento sul titolo Saipem. Uguale per quanto riguarda il titolo Saras, anche qui chiaro trend ribassista, il rialzo che si era innescato durante il mese di maggio e parte del mese di giugno era dovuto a una speculazione delle rumors che erano usciti su un possibile delisting da parte della società, che poi sono state non confermate. Infatti il titolo d'area 0,88 è iniziato questa pesante discesa, e grafico che è peggiorato con la rottura di area 0,7450 che erano gli ex massimi di febbraio. E a questo punto, e questo bisogna anche a volte fare anche didattica, molti di noi quando guardano un RSI in forti per venduto pensano che il titolo può andare, può rimbalzare, invece no, perché l'RSI sul titolo Saras è in ipervenduto da diverse giornate, invece il titolo continua a collezionare sedute negative. Credo che bisogna concentrarsi invece nei momenti in cui il titolo va a scendere, continua la sua discesa e l'indicatore di forza vira al rialzo. In quel caso si inizia ad intravedere una divergenza che è accompagnata poi da un pattern da fine, segna la fine appunto di quel trend ribassista. Quindi tornando a Saras, credo che il titolo possa proseguire questa discesa e andare in direzione dei prossimi target ribassisti che noi troviamo in area 0,62 e a proseguire area 0,60, dove abbiamo anche la media mobile a 200 giorni. Quindi massima attenzione ad andare ad acquistare titoli che sono chiaramente venduti, che il mercato non acquista, volumi forti, quindi lasciamo perdere i titoli appunto deboli. Dunque andiamo a leggere un'altra domanda. Ciao, Mediobanca lunedì ha registrato una candela verde interessante, poi il crollo. Qual è il parere del vostro ospite? Mediobanca ha registrato appunto questa performance lunedì, poi attualmente stiamo assistendo ad un crollo che poi per carità non riguarda solo Mediobanca ma l'intero comparto bancario, e poi un commento se possibile anche su Buzzi Unicem, che invece sta tra i titoli migliori per quanto concerne questa giornata. Dunque partiamo da Mediobanca se vuoi, Pietro. Allora, Mediobanca è andata a fare un nuovo massimo lunedì, infatti, sulla notizia della salita all'interno del capitale quasi al 19,9% da parte del patrono di Luxottica, e quindi questo ha portato la speculazione sul titolo. Ieri il titolo va a disegnare un engulfing ribassista e un chiaro segnale di top al momento per il titolo, perché è una chiara figura di un pattern di inversione ribassista, e oggi il titolo conferma. E bisogna sempre dire che il trend primario è al rialzo. Io credo che nel breve il titolo può continuare questa fase leggera fase correttiva, anche perché poi si esagera, si parla di crolli, ma perché non siamo più abituati a vedere mercati che vengono venduti, mercati che vanno incontro a prezzi di beneficio, siamo abituati troppo bene forse, e quindi andrei a monitorare i primi importanti supporti, posti nella 9,55-9,60. Io credo che quello può essere un importante livello supportivo, e in caso di tenuta il titolo potrebbe nuovamente riessere acquistato. L'altro titolo? Allora, l'altro titolo, scusami, torno subito verso il messaggio del nostro telespettatore, un parere anche su Buzzi Unicem, che sta però dall'altra parte, almeno per quanto concerne la seduta di oggi. Ecco, questo ci conferma la diversità di vedute con WeBuild. Il settore è lo stesso, il titolo invece ha toccato un importante top sulla soglia dei 24 euro, da lì fase correttiva, e anche oggi non dimostra una forza importante il titolo, e credo che l'eventuale fase discendente possa proseguire fin verso la soglia dei 21 euro. Si dovessi paragonare, prendere in considerazione l'idea di acquistare il settore, posizionarmi sul settore, non avrei dubbi che andrei a posizionarmi su WeBuild, quindi andrei ad acquistare il titolo WeBuild dinanzi a fasi correttive di breve, ma non andrei appunto ad acquistare in questo momento il titolo Buzzi, che poi ha una forza relativa minore nei confronti appunto di WeBuild. Infatti invece c'è un amico di Le Fonti TV che scrive: buongiorno, come vede il vostro ospite il settore delle costruzioni in Italia? Io non lo so che cosa esattamente voglia dire, ma se ci dovessimo focalizzare sui titoli del comparto delle costruzioni, come abbiamo citato Buzzi Unicem e WeBuild, Pietro, in generale sei rialzista o ribassista?
Beh, allora, se noi partiamo dal presupposto che ci sia una ripresa economica con dell'importante liquidità che sarà sicuramente destinata al settore delle costruzioni, sicuramente il settore delle costruzioni ne beneficerà, su questo non ci sono ombra di dubbi, però naturalmente bisogna andare a trovare i veri campioni che sono presenti nel settore. Sì, Buzzi lo è, però in questo momento non ha forza. Noi basta guardare un grafico e metterlo a confronto con quello di Webuild, ci accorgiamo come Webuild ha più forza, anche perché la presenza dell'ex Stalini in pregiro oltreoceano è più importante, è lì che c'è quella famosa campagna a favore appunto della ripresa economica, delle ristrutturazioni oltreoceano, che ha avuto un impatto importante sull'ex Stalini, e le tante commesse vinte durante le ultime settimane da parte di Webuild confermano appunto questa view. Non avrei dubbi in questo momento, appunto, poi naturalmente i mercati sono sempre pronti a smentirci, ma non avrei dubbi in questo istante ad andare ad acquistare su Webuild. Certo, ci sono poi altri settori interessanti sul nostro mercato, ma a livello generale, però il settore delle costruzioni senza dubbio, ti potrei parlare anche di cementiri, perché si lavora, poi si rimane sempre in quel settore, però appunto bisogna poi fare una scelta, non è che ci si focalizza con tutta la liquidità su un settore, perché in quel modo andremo solamente a rischiare, quindi sarebbe anche giusto e doveroso cercare poi di fare con la liquidità, andare ad investire su diversi settori. Dunque, vado a leggerti un'altra domanda, ci scrive un altro telespettatore: possiamo analizzare Stellantis e Banca Mediolanum, abbiamo già credo analizzato questa banca, abbiamo analizzato Mediobanca, quindi uno sguardo a Stellantis e poi Banca Mediolanum. Allora, ho la giornata dei lapsus, ecco. Durante, li facciamo tutti, sei tranquilla. Durante le ultime giornate, molte sono le news per quanto riguarda Stellantis, la presenza nel Regno Unito per quanto riguarda l'elettrico, e domani è una giornata importante anche per quanto riguarda la Gigafactory, quindi per quanto riguarda sempre Stellantis, il trend rimane chiaramente ribassista e rialzista. E come io spesso ho sottolineato nei tuoi interventi, le fasi correttive secondo me servono per entrare sui titoli, perché non si inseguono ma si sfruttano le fasi correttive, e il titolo Stellantis sta dando questa occasione, perché sta tornando su degli importanti sostegni di breve, e che sono i minimi delle ultime settimane, 16,20, 16,30, dal mio punto di vista rappresenta veramente una buy opportunity sul titolo Stellantis, con ritorno sui massimi di periodo, ovvero area 17,50. Ecco, questo credo che possa rappresentare, visto che prima si parlava di settori, un altro dei settori importanti presenti sul nostro mercato, che andrebbe veramente accuratamente studiato, perché il titolo Stellantis credo che nel 2021, anche per quello che abbiamo detto in precedenza, l'elettrico, la Gigafactory, quindi possa rappresentare veramente uno dei titoli che nel 2021 può rappresentare quei titoli che poi danno performance importanti nel nostro mercato italiano. E dunque Mediolanum invece? Per quanto riguarda invece Mediolanum, qui siamo nel risparmio gestito, e quindi sempre nel settore finanziario, e pochi istanti che ti riapro il monitor, e qui il titolo è all'interno di un solido trend rialzista, abbiamo toccato dei top in area 8,50 e monitorerei con massima attenzione i primi importanti supporti posizionati in area 8,05-8,10. Quelli sono i livelli su cui io potrei entrare in acquisto sul titolo Mediolanum, anche perché la debolezza delle ultime giornate è accompagnata da volumi bassi, quindi non c'è questa corsa a vendere il titolo. E poi il risparmio gestito, non l'abbiamo visto durante gli ultimi giorni, con i dati che sono arrivati dalle più importanti società italiane, come la liquidità appunto su questo settore stia tornando in maniera importante. E dunque vado a leggerti un'altra domanda, che però non riguarda un titolo italiano: entrare su prospettive a lungo termine su Air France KLM. Non lo so adesso se è un titolo che segui tu, Pietro.
No, non lo so, ma possiamo andare a vederlo in pochi istanti. E partiamo dal presupposto anche qui. Perdonami, solo volevo capire quale quotazione stai prendendo in considerazione. Andavo a guardare sul CAC Rant, cioè quindi in Francia. Perfetto, Euronext Paris. Sì. Okay. E quindi partiamo dal presupposto della ripresa economica, quindi i viaggi che dovrebbero riprendere, il settore che dovrebbe ritornare ad essere interessante, e quindi potrebbe essere uno di quei settori che potrebbe beneficiare appunto per quanto riguarda la ripresa economica, il turismo e tutto quello che ne consegue dietro. Oggi il titolo perde l'1,9%, si affaccia, cerca di riavvicinare gli importanti primi livelli supportivi posizionati sulla soglia dei 4 euro, anche perché poi diventa una soglia psicologica importante. Il trend, basta vederlo, è chiaramente un trend ribassista, quindi anche in questo caso il mio consiglio è di non andare ad acquistare il titolo. Nei prezzi dei 4 euro, per esattezza 3,95, spike disegnata, minimo disegnato durante la scorsa settimana, vediamo se questi 3,95 e 4 euro tengono, perché si potrebbe realizzare un doppio minimo, figura quindi l'inversione rialzista, con il superamento di area 4,22-4,25. Quindi test dei minimi e eventuale break delle resistenze 4,25 disegnerebbe un doppio minimo, quindi in quel caso sarebbe una figura rialzista. In quel caso si potrebbe appunto entrare sul titolo Air France. Come si vede, qui è una strategia diversa da quando i titoli sono impostati al rialzo. Lì si scelgono, si trovano, si sfruttano le fasi di debolezza, perché il trend è chiaramente rialzista, per entrare. Invece sui trend chiaramente ribassisti si aspettano i segnali di forza, perché un trend rialzista per invertire ha bisogno di un segnale di forza, ha bisogno poi di una figura di inversione. E quindi in questo caso non andrei long, ma aspetterei appunto il superamento di area 4,22-4,25. E dunque siamo proprio in conclusione, Pietro, volevo capire, ecco il tuo parere, invece andiamo velocemente a vedere anche l'indice del dollaro, che attualmente si rafforza dello 0,20%, poi invece il mercato obbligazionario ipercomprato, attualmente il decennale americano ad 1,3, però attenzione, qualche istante fa era ad 1,29, lo spread tra il BTP e Bund, come hai sottolineato, torna sopra quota 100, attualmente a 103 punti base, e il decennale italiano allo 0,7. Che cosa ci comunica, a tuo avviso, il mercato obbligazionario potrebbe avere un qualsiasi impatto sulla performance dell'equity? Allora sì, l'abbiamo detto all'inizio, io credo che in questo momento, nonostante la debolezza che noi abbiamo sul nostro mercato, io rimango dell'idea che ti avevo detto tanti mesi fa, all'inizio del 2021, soprattutto dopo l'arrivo di Draghi, che il nostro mercato a fine anno può rappresentare il mercato più interessante come performance a livello mondiale. Non cambia la mia view, il settore obbligazionario ci conferma appunto che i rendimenti, siamo in forte per comprato, ma credo che in questo momento non dà quell'interesse affinché ci sia una uscita, il deflusso dall'equity per andare sull'obbligazionario. In questo momento non c'è. Io credo che in questo momento il mercato stia guardando con, e se ti ricordi gli ultimi interventi che avevo fatto nelle settimane passate, avevo posto l'accento sulle diverse strategie delle banche centrali e mi ero focalizzato sulla forza che poteva avere l'euro e quindi la debolezza del poteva avere il dollaro, la forza del dollaro a differenza della debolezza dell'euro, e lo stiamo vedendo in queste giornate. Il mercato è tornato ad acquistare gli asset forti, gli asset che nel momento di eventuale nervosismo, volatilità, riescono a tenere bene il mercato, ovvero il biglietto verde. Sono tornati la liquidità ad essere rivolta verso il gold, nonostante abbia perso molti punti dai massimi. E per concludere rimango della mia idea, io credo che il mercato, l'afflusso che ci sia stato, che c'è stato e che c'è sul mercato azionario, come non si vedeva da tantissimi anni, possa rappresentare ancora una volta il nostro mercato, ma a livello generale l'equity può rappresentare ancora per il 2021 l'asset che dà performance importanti. L'ho detto più volte, come il mercato americano rappresentava, quando c'era quella fase di debolezza che abbiamo avuto a febbraio, durante i primi mesi della primavera, rappresentava occasioni d'acquisto perché i mercati americani sarebbero tornati su nuovi massimi, come poi è successo. Credo che anche su quello europeo può esserci la stessa cosa. Credo che le banche centrali, non abbiamo visto, le banche centrali
con il dato che è arrivato dall'occupazione americana, la Fed può ancora mantenere il pilota automatico, perché l'occupazione non sale forte, anzi abbiamo avuto una disoccupazione che è salita, e l'inflazione credo che sia un fattore momentaneo, anche perché se non lo fosse il T-bond sarebbe a livelli molto più alti, e quindi credo che le banche centrali anche nel 2021 potranno dettare i ritmi ai mercati. E io credo che l'unica nota su cui farei molta attenzione è che il mercato non scontava nei mesi passati sia la variante Delta. Credo che quella il mercato non la sconta, come non scontava nel 2020 l'arrivo del Covid. Ora abbiamo i vaccini, quindi può rappresentare il vaccino, può rappresentare uno scudo per la risalita dei contagi, però io farei massima attenzione a questo, perché questo è un elemento che il mercato non considerava, perché avevamo visto le riaperture, tutto quello che è successo. Quindi eventuali misure restrittive, ecco, quello potrebbe rappresentare l'unico elemento di disturbo in questo momento sui mercati azionari. Ottimo, grazie mille come sempre Pietro Origlia, grazie per essere stato con noi, bentornato come sempre sulle Fonti TV. Mi sono dimenticata di farti la domanda forse più importante, parlando di cose serie. Che cosa ti aspetti questa domenica, che c'è la partita più importante, ecco? Beh, dopo quello che abbiamo visto ieri sera, credo che la fortuna è dalla nostra parte, anche perché se siamo sportivi dobbiamo ammettere che la Spagna aveva giocato meglio di noi, però la fortuna aiuta sempre gli audaci, quindi credo che in questo momento il pendolino pende dalla nostra parte, quindi credo che a questo punto la forza che abbiamo trovato è come un titolo che sembra quasi che stia per mollare i supporti e a tutto un tratto ritorna via dal rialzo, e quello è successo ieri per quanto riguarda i rigori, per quanto riguarda la nostra partita. Bellissima, bellissima partita, tra l'altro bisogna anche scoprire chi sarà contro l'Italia al finale, Danimarca o l'Inghilterra, quindi c'è ancora ad attendere, ecco, chi sarà l'opponente dell'Italia. Grazie mille, come sempre Pietro Origlia, Trend Online, alla prossima occasione, buon proseguimento. A te Ale, buon trading a tutti, buona giornata. Grazie, ciao. Grazie mille.